Benvenuti ad un'altra puntata di non solo politica. Quest'oggi parliamo di agriturismo, agriturismo una nuova frontiera. Adesso vediamo di che si tratta. Intanto vi presento gli ospiti che abbiamo qui in studio. Al mia sinistra Aurelio Ferrazza, vicepresidente di Agriturist Lazio. Buonasera. Al mia destra invece abbiamo il pezzo grosso, il pezzo davanti del presidente, abbiamo Stefano Augugliaro, un cognome difficile. Ci vanno papinare, eh? presidente di Agriturist. Lazio. Allora, per quanto riguarda l'agriturismo, io racconto la mia esperienza personale, perché qualche anno fa io sono andato in un agriturismo in Mar nella Maremma e i gestori ci hanno raccontato come sono arrivati ad avere questa struttura che poi aveva una decina di, di, di camere, un ristorante e così via. Lei diceva che dice, noi siamo agricoltori nati agricoltori, però mentre stavamo che coltivavamo, eccetera, stavamo in campagna, ogni tanto si fermavano con una certa frequenza, si fermavano delle macchine, ci chiedevano di mangiare insieme, ci chiedevano se avevamo delle stanze per, per poter dormire e così via. E così sono nati gli agriturismi, inizialmente. Oggi sono una grande realtà, sono delle strutture che richiedono, peraltro, una regolamentazione ad hoc, legislativa naturalmente, perché hanno delle esigenze molto particolari. Per questo stasera ne parliamo con questi due rappresentanti di Agriturist che ci spiegheranno meglio qual è stata la dinamica per cui dal diciamo, contadino che stava nella terra e magari poi dava da mangiare e dava una stanza per pernottare ai passanti oggi sono diventate vere e proprie strutture ricettive. Allora, cos'è agriturist E quali numeri ha nel Lazio? Innanzitutto rispondere. buonasera, grazie per il vostro invito. Allora, Agriturist è l'associazione nazionale per l'agriturismo, il territorio e l'ambiente. È un'associazione promossa da Confagricoltura, è nata... Notiamo, notiamo, come avete agganciato al discorso agriturismo, territorio e ambiente, che sono due cavalli di battaglia importanti. Esattamente, questo è stato sempre nello spirito proprio dell'associazione, mm -hmm. proprio per questo legame ovviamente di questa particolare forma, di turismo tra l'agricoltura e l'ambiente. L'associazione nasce nel 1965 mm -hmm. ad opera all'epoca di un giovane dirigente ed imprenditore di confagricoltura, Simone Vellutizzati, che per primo intuì insomma, il potenziale che avrebbe avuto poi, soprattutto nel futuro, questa particolare forma proprio di turismo no? legata all'azienda agricola in primo luogo e al territorio. Agrituriste Lazio è l'associazione territoriale appunto per il Lazio che rappresenta agrituriste nella nostra regione. Eh, abbiamo ormai diciamo, sulle cinque province laziali ben oltre 100 eh, eh, agriturismi associati e contiamo per il 2024 insomma, di eh, incrementare almeno del 50% eh, se, i nostri associati. Beh, certo. ah, un bel obiettivo. Eh. Grazie. Senta, ehm, la descrizione che ho fatto io prima di, prima di iniziare a parlare rappresenta un po' la realtà di quello che è l'agriturismo oggi? Cioè, come si è passati da un discorso così amatoriale, eh, un discorso così di, di, di eh, mordi e fuggi, no? a una struttura veramente imprenditoriale che naturalmente impiega capitale, impiega personale e che cerca di darsi anche una struttura legislativa efficiente, che non esiste? Sì, sì, assolutamente, dottore. L'agriturismo ha avuto un po' anche come il costume italiano, una grande evoluzione. No? Siamo passati da queste prime forme, diciamo, un po' certo. pioneristiche, certo, ovviamente, certo, no? certo. di accoglienza genuina, certo, sì, certo. No? in campagna, a le La mattina forme... poi andavano tutti insieme a prendere le zucchine, o i pomodori, i peperoni, che poi li cucinavano a pranzo e così via. No? Eh, Esattamente. Certo. Oggi si è passati in un un'offerta, diciamo, molto diversificata. Infatti nel Lazio parliamo di diversificazione dell'agricoltura. Dove accanto diciamo, ai servizi tradizionali di alloggio e ristorazione ci sono ormai tante eh, esperienze, oggi vengono chiamate, un'offerta variegata di servizi che riguardano sia appunto l'azienda la, la, agricola e il territorio e tutta una serie anche di attività che si possono fare proprio partendo dall'agriturismo alla scoperta appunto del territorio che circonda le nostre aziende. Senta, eh, per quanto riguarda la diversificazione delle attività che riguardano l'agriturismo, quali sono le prossime mete, le nuove, le nuove frontiere come le abbiamo chiamate? Eh, eh, sì, l'agriturismo diciamo, è rimasta un po' la, eh, la, prima, la prima attività diversificata nel panorama eh, come dire legislativo, eh, nazionale ma anche razziale. In particolare nel Lazio questa possibilità di diversificare le attività agricole è stata normata per la prima volta non solo nel Lazio ma anche in Italia nel 2014-2015 da una legge specifica che prevede appunto che oltre all'attività tradizionale agrituristica o anche alle attività... Eh, di trasformazione quindi eh, di trasformazione dei prodotti aziendali quindi possono essere i casifici, possono essere i salumifici, possono essere trasformazioni di verdure eh, che si possono fare all'interno dell'azienda, del, dell c'è una serie di altre attività eh, multifunzionali appunto definite o addirittura eh, multiimprenditoriali mm. e cioè le multifunzionali tra le multifunzionali c'è ad esempio anche eh, l'agriturismo e quelle altre eh, di cui oggi ha parlato, appunto di diversificazione come dire, eh, tradizionale. Ma c'è anche la possibilità eh, di eh, in, eh, intraprendere iniziative multiimprenditoriali. Questo proprio per, eh, per sottolineare ulteriormente quello che ha detto lei all'inizio, e cioè che le professionalità che sono attualmente necessarie per svolgere attività eh, diversificate e per un pubblico sempre più esigente sono sempre, sempre maggiori e quindi abbiamo bisogno anche tra virgolette di farci aiutare eh, nelle aziende agricole non è pensabile che un imprenditore agricolo possa avere la conoscenza eh, su, ogni, su ogni campo quindi la Regione Lazio appunto in, nel 2014 ha eh, introdotto anche questa ulteriore possibilità e cioè che attività a limite anche commerciali possano essere, con un limite chiaramente ben definito e compatibile sempre con l'attività agricola che si svolge all'interno dell'azienda, possano essere sviluppate in, diciamo, contestualmente con l'attività agricola che comunque prevede un, un, un suo sviluppo all'interno dell'azienda, che rimane comunque principale. Questo chiaramente consentirà di far fruire Servizi che prima non potevano essere svolti all'interno dell'azienda agricola per un pubblico sempre più esigente e sempre più attento alla tipologia, alle caratteristiche e alla qualità dell'offerta che viene proposta all'interno dell'azienda. L'agriturismo può essere una risposta. Per cercare di evitare lo spopolamento delle, delle campagne, che lei sa è un problema grave che affligge molte zone dell'Italia, può essere questa una risposta per dare quindi una speranza ai giovani, può dare formazione, può dare eventualmente la possibilità di mettere un'attività eh, che poi alla fine deve dare un reddito, ovviamente. Assolutamente. Eh, forse diciamo tra le funzioni più importanti proprio dell'agriturismo storicamente c'è cioè, stato proprio questo aspetto. Perché al di là diciamo, delle valenze economiche no, per l'azienda agricola, per l'imprenditore, no, eh, diciamo felicemente molti anni fa l'agriturismo fu definito un raccolto in più per l'imprenditore dal punto di vista economico, prettamente economico, ma la valenza sociale eh, a mio avviso è anche superiore, proprio perché in aree marginali. No, la cosiddetta insomma Italia minore, che poi in realtà è preponderante nella nostra ovviamente nazione, nello stivale, permette proprio sui territori di innanzitutto mantenere una popolazione attiva, di mantenere sul territorio i giovani e di far nascere appunto nuove forme appunto di imprenditorialità, anche di collaborazione. Oggi, eh, tutto questo deve essere messo meglio a sistema, cioè dall'agriturismo dall devono partire poi tutta una serie diciamo, anche di collaborazioni sul territorio, anche con attività non agricole, ad esempio eh, Sull'escursionismo, il trekking, eh, sul eh, certo, cicloturismo, cioè, tutto ciò, tutto tutto ciò, che, ciò... Può, che, che può essere un turismo esatto. eh, che è rivolto all'agricoltura, diciamo, alla conoscenza del territorio. Senta, voi vi lamentate perché volete una legge ad hoc, però la Regione Lazio ha fatto una legge che riguarda il comparto eh, eno, oleo e turismo. Basta questa legge oppure c'è bisogno di qualcos'altro? Allora, questa è una legge importante, poi non eh, diciamo... Non, Di che eh... si tratta in questa cioè, Allora, in Una parte legge parte? Diciamo, che va a normare eh, tutto quello che riguarda l'offerta eh, legata appunto alla produzione dell'olio e, e alla produzione eh, vitivinicola della nostra regione. Eh, mh, questa è una mh, normazione importante che si attendeva, del resto è la prima su, da cui è partita questa consigliatura eh, regionale. E consente di eh, attivare diciamo, tutta una serie di offerta legata appunto, alla, alla campagna, all'agricoltura e ai territori eh, che prima appunto non era normata o quantomeno magari veniva anche esercitata, ma senza una normazione. Eh, questo va a integrare, a completare anche l'offerta degli agriturismi stessi, perché pensiamo, ad esempio, anche alle forme di collaborazione che potranno nascere con reti di impresa o altre modalità tra un agriturismo quindi che effettua ad esempio un soggiorno eh, o da un servizio di ristorazione e servizi invece ad esempio legati alla eh, scoperta, di, alla frequentazione ad esempio di cantine oppure di frantoi, anche nei momenti appunto della raccolta ovviamente mm -hmm. dei frutti, tutto questo diciamo, rientra oggi nel cosiddetto turismo esperienziale, quindi ha un valore molto molto alto perché permette di coinvolgere il turismo, il turista in nuove forme anche di eh, fruizione del territorio, che è quello che poi dal, purtroppo dal Covid in poi è stato sempre più richiesto, cioè la vita all'aria aperta, il recupero anche di momenti eh, che sono eh, inevitabilmente eh, diciamo, non previsti nella vita cittadina, no? nello stress cittadino. Certo, Quindi certo. il recuperare dei momenti diciamo, di vita più lenta, anche di scoperta della natura, anche delle lavorazioni agricole per arrivare appunto dal frutto fino al prodotto finale questo è un'esperienza un che oggi viene sempre più eh, sentita e ricercata dal, dal turista viaggiatore. L'agriturismo può competere sul mercato del turismo, cioè gli agriturismi possono competere con alberghi, con altre strutture, con altre attività turistiche, come potevano essere anche il trekking oppure le passeggiate, oppure sono in grado di competere facendo rete, organizzandosi diversamente in modo. Più, come dire, più moderno, più attivo, partendo dal fatto che prima si andava a cogliere insieme la zucchina, oggi invece ci sono anche i turismi, abbiamo visto anche dei filmati molto belli, dove addirittura ci sono anche le piscine, quindi non sono più la, la, dire, la casa del contadino certo. dove hanno alla meno peggio hanno messo un letto nel, nell'ingresso. Ne sono assolutamente convinto, ma più che competere, secondo me, è, eh, come dire, completano l'offerta eh, turistica di un territorio. Le strutture alberghiere, che spesso come dire, sono state eh, in maniera errata, eh, si sono sentite in maniera errata eh, come dire, in concorrenza con, eh, con l'attività agrituristica, in realtà cominciano a comprendere che eh, l'attività agrituristica, gli agriturismi. Che, che hanno una collocazione ovviamente eh, come dire, esterna ai centri eh, abitati dove invece è pre, eh, preponderante la presenza di eh, cioè, una alberghi. struttura diversa certo Esatto. voi avete ma... bisogno della, del, della campagna del, per poter fare anche diciamo, turismo la vostra attività si svolge là ecco sì. perché prima dicevo potete competere con voi sì, giustamente noi... lei mi dice noi, noi possiamo competere purché però rimaniamo nel nostro ambito come di agricolo altrimenti se ci andiamo a scontrare con degli alberghi in città, evidentemente siamo una categoria diversa. Ma siamo, siamo come dire, una, una proposta complementare. Adesso molti alberghi, soprattutto Tutto. quelli di più alta qualità, Tutto, sì. quindi alberghi a 4-5 stelle, cominciano a rivolgersi agli agriturismi del territorio per inviare i propri, i propri ospiti a effettuare proprio quello che si diceva prima, esperienze eh, sul campo, anche ti perché la, la, la quantità di offerta di questo tipo chiaramente eh, all'interno di una città è impossibile, non può essere servita e si, eh, si sta riconsiderando eh, completamente questa, questa eh, possibilità di collaborazione in quanto entrambi, entrambe le strutture, entrambe le, le tipologie di strutture puntano a far restare l'ospite più giorni nel, nella, nella, certo. nella, nella propria certo. struttura. Questo vale sia per l'agriturismo che ha eh, come dire nella collaborazione della, della città o del, o della, della, del posto turistico, eh, magari dove, dove ci sono presenti maggior numeri di, di, di alberghi ha una proposta da offrire ai propri, ai propri ospiti e così vale il contrario. Quindi anche per il turista che va in città, nelle, nelle città d'arte o, ne, o nei borghi eh, storici di cui l'Italia è piena e il Lazio in particolare e Possono trovare un, come dire, uno spunto differente, mm -hmm. un'idea differente per, certo. per passare la propria giornata. Cioè, L'albergo dire: guardi, per, per una notte, per due notti, sempre naturalmente sotto la nostra egida. voi avete la possibilità di andare in agriturismo, stare lì un paio di giorni, vi divertite e poi tornate nell'albergo. È, nell diciamo. ecco. è esattamente quello che sta succedendo, e questo quindi anche per parlare di stiamo parlando di una bella, eh, a proposito di nuova frontiera, mi sembra che questa sia un'ottima nuova frontiera frontiere eh, perché partiamo già da un discorso consolidato di un albergo che si trova al centro di e così via, no? Presidente stiamo parlando di agriturismo di, 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 di attività, di eh, complementarietà, molto bella questa, questa idea dell'agriturismo dell ma voi in realtà cosa volete dal, dal, dal sistema legislativo? Legge, di quali leggi avete bisogno? Allora ci sono diciamo tutta voi una serie Voi un po', potreste un po' affiancarvi al discorso, no? Alberghiero, forse, ma forse vi sta stretto, è certo. un altro tipo di discorso. Sì, Però... se sì, noi siamo complementari, diciamo, sì. eh, come diceva il collega, proprio all'offerta commerciale. Del, Anzi, certo. non c'è antitesi. Da questo punto di vista, questo ci, permetterebbe, ci permette la collaborazione, mm -hmm. quindi un incremento di collaborazione con vari attori, proprio di aumentare la permanenza media del turista nel, nel, nella regione Lazio, no? Eh, dal punto di vista, per rispondere alla sua domanda, dal punto di vista normativo eh, noi ci attendiamo diciamo, nel futuro che siano risolti alcuni aspetti diciamo, di natura tecnico-normativa, eh, soprattutto dal punto di vista del sistema autorizzativo, eh, quindi mi riferisco in particolare alla legge 1 del 2020 della Regione Lazio che proprio va a regolare il sistema eh, autorizzativo regionale. Eh, come appunto eh, una, mh, una messa diciamo, a sistema anche del, delle tante norme che alla fine vanno a incidere sul sistema agricolo, oltre che quello appunto della diversificazione dell'agricoltura. E quindi l'auspicio che si arrivi a un, finalmente a un testo unico dell'agricoltura per la Regione Lazio, perché questo andrebbe diciamo come dire da una parte a ordinare le norme, le tante norme che ci sono, e andrebbe poi ad avere come effetto anche una semplificazione alla fine per i tecnici, ma anche per gli imprenditori stessi. Dal punto di vista invece diciamo, della promozione, e quindi alla fine banalmente diciamo, dal punto di vista anche commerciale, ma parliamo di promozione: quello che auspichiamo e che in qualche modo stiamo concordando con la Regione. E la costituzione di una piattaforma, eh, soprattutto dal punto di vista digitale, eh, che, che rappresenti un po' tutta l'offerta integrata del turismo green, il cosiddetto turismo green, il turismo che, verde certo, della regione certo. Lazio. Che oggi, quando sentiamo green, sappiamo che va, va alla grande. Esattamente, no? eh? è molto, molto richiesto, eh, quindi tutte le esperienze di cui parlavamo prima, ma ce ne sono insomma tantissime di esperienze che si possono attivare in campagna, cioè basta spazio alla fantasia da questo punto di vista, c è, c è. ad esempio i corsi di cucina come i corsi eh, sulla ehm, eh, la, la vita, diciamo le attività in campagna, corsi d'arte anche legati appunto alle, alle piante, al benessere, quindi le attività sono diciamo esperienziali, sono... Più disparati. Stavo parlando anche degli animali, dei lama che, 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 che stanno passando. Sì, quindi questo... sono degli alpaca o che degli sono alpaca, eh, che se... eh, presenti. Che diciamo... Sono animali che stanno in Perù, no? In esatto, no? esatto. Questa è un'azienda della provincia di, di Viterbo che ha attivato diciamo, questa esperienza. Ah, eh. Eh, quindi, ad esempio, <ride> si portano proprio gli alpaca veramente eh, a spasso diciamo, nell'azienda sì, agricola e questo è un contatto con gli diciamo, animali peraltro. No? Sì, sono... sì, sì. Ma la stessa cosa si fa ovviamente con, con i cavalli. con con gli asini, con tanti animali, insomma, il contatto con gli animali a pet therapy anche ha un valore importante. Come esempio. no, certo. Quindi ecco, quello che noi eh, su cui stiamo lavorando e eh, che auspichiamo è questa nascita di questa piattaforma eh, che possa proprio rappresentare l'offerta della diversificazione agricoltura del, del Lazio, che è quello un pochino che manca, a nostro avviso, anche nelle, nelle varie fiere dove noi siamo stati recentemente perché Roma ovviamente fa la parte eh, diciamo, da padrona no? nell'immaginario, nell perché Roma ovviamente eh. è conosciuta in tutto il mondo, ma il Lazio poi ha tante altre cose, oltre alla, alla capitale ovviamente. Quali sono i prossimi progetti della vostra associazione? Eh, beh, appunto, un po' si recano al, a quello che sono gli auspici anche di carattere normativo che, di cui parlava prima il, il Presidente. Eh, quindi stiamo, stiamo lavorando per riuscire a mettere in, in rete eh, il più possibile le nostre aziende agrituristiche eh, oh, perché, proprio... chiedo scusa, poi dico, parlando poi anche di attività da esportare o meglio da promozionare la prima cosa che mi viene in mente è che ho visto un paio di bottiglie di vino, prendi il vino, l'olio prendi i prodotti della terra che non, non necessariamente devono essere cioè, sto vedendo anche una serie di vasetti di cose eccetera che vanno per la maggiore soprattutto perché sono prodotti come si dice a chilometro zero. Certo <ride> se, non noi, se non sbaglio. Prego. E l'auspicio che, eh, che abbiamo appunto per eh, diciamo, cercando di creare queste connessioni sempre più eh, eh, diciamo, importanti e sempre più frequenti tra eh, le stesse eh, le diverse attività agrituristiche sparse in tutta la regione. Eh, vanno ancora più incontro al, allo spirito con cui era stata fatta la legge regionale agrituristica, cioè quella di eh, promuovere e favorire la produzione eh, agricola regionale da servire a tavola al, agli ospiti degli agriturismi. E quindi rendere più possibile il movimento di questi prodotti tra le diverse aziende, quindi riuscire a metterle in rete il più okay, possibile. Se io produco che so, le zucchine, come diciamo sempre, lei produce i fagioli, per esempio. No? Possiamo scambiarci Esa ovviamente. Esattamente. Queste, queste, eh beh, certo, questa è un'altra esatto. eh, Un'altra cosa che io chiederei invece alla Regione Lazio o a qualche altro ente. La possibilità di avere un supporto informatico per poter promozionare questo tipo di attività. Perché sì. certamente lei, voi sicuramente avete un sito, eccetera, ma non tutti forse hanno un sito appetibile o perlomeno che sia, eh, come dire, eh, in, in lingua inglese, lingua francese, quello è importante perché ormai il turismo si fa solo così. Io credo, no? Sì, no, è una... a parte Roma, Firenze, Venezia e così certo, via, certo. però queste altre forme di attività, se, se magari chi viene a Roma sa che dopo una settimana, tre giorni può andare, no? Per dire, giusto? Una piattaforma digitale ormai è proprio necessaria, ma questo perché appunto... Io perciò dicevo, un aiuto da parte esatto. delle istituzioni per fare una valida piattaforma che... Una normale la sappiamo fare tutti, io no? Ma, però magari farla professionalmente valida con dei numeri di telefono, magari anche collegati certo. a qualche altra. È una piattaforma dove siano rappresentate appunto le, oltre alle aziende anche tutti i servizi che ci Servizio, sono sul eh, territorio, le emergenze, c'è cioè, tutto ciò che chiaramente si può visitare, ma questo ormai è, è, è necessario perché quando ognuno di noi no, sceglie chiaramente di fare un viaggio, una vacanza. Ovviamente sceglie un territorio, non sceglie una singola struttura, certo. a meno che non ci sia già certo. stato per passaparola, certo. Certo. ma tutti noi scegliamo una destinazione. Allora il Lazio, ovviamente, mh, ha un punto di forza che è appunto la capitale, certo. che è un grande attrattore. Anche ma il Vaticano, poi, ah, okay. eh, certo, il Vaticano al suo interno, il Museo, tutto, museo tutto, tutto quello cioè, okay. che è contenuto no, nell'area metropolitana ma poi ha degli spazi, eh, appunto, delle campagne, delle, delle, delle cinque province, che sono altrettanto eh, importanti e che possono rappresentare anche per la capitale stessa appunto un'integrazione nei servizi turistici. Quindi questa piattaforma, come lei diceva dottore, diciamo, questa piattaforma digitale dove rappresentare tutto questo, ordinarlo e metterlo al sistema, oggi è indispensabile e cioè, un supporto in questo senso sicuramente fa, perché vediamo, parlando anche degli amici che ci hanno dei, dei famosi BB, loro lavorano soltanto col sistema informatico, cioè, non esiste altro sistema. Quindi anche voi dovreste spingere su questo. Su esattamente, questo esattamente. Io vi ringrazio di questa bella chiacchiata, però è doveroso per me ringraziare il dottor Titti che ha organizzato questa serata in maniera molto simpatica ed efficiente. Assolutamente. E quindi allora io vi ringrazio e auguro all'agriturismo. Maggiori, maggiori fortune, maggiori possibilità e magari anche un supporto registrativo più consono alle vostre esigenze. Ovviamente ringraziamo anche i nostri spettatori, gli amici che ci hanno seguito, ci hanno accolto nel loro salotto. Adesso sanno magari una domenica cosa possono fare, possono andare in un algoritmo domenica mattina, vanno con i bambini, li mandano a, un po di, a vedere un po' la vita nei campi, no? cogliendo qualcosa eccetera. Una bella, un bel pranzo a base di abbiamo visto anche, sono passati dei prosciutti salami <ride> qualcosa che questi non mancano mai non nelle nostre, nostre aziende mancano, 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 se, se vengono i nostri spettatori trovano queste cose Assolutamente. abbiamo fatto anche un po', abbiamo anche scherzato un po' io vi ringrazio dell'ascolto come sempre e proseguiamo con le altre trasmissioni di Retevolo, grazie